Buongiorno, cos'è che hanno in comune le parole ospite e spolverare? Oh, grazie, mani di persone autentiche. Sono entrambe parole enantiosemiche, ovvero che possono essere utilizzate per due significati opposti o perlomeno non riconducibili. Ospite è colui che riceve accoglienza, ma anche chi la offre, e spolverare può indicare togliere la polvere oppure aggiungerla, come nella frase spolverare a piacere con zucchero a velo. Queste mani sono preziose. Così simpatiche, collaborative e non contraffatte. Per coloro che hanno studiato chimica, forse enantiosemiche ricorderà enantiomeri, che sono molecole non riconducibili l'una all'altra se non per riflessione. Un esempio classico che si fa in questi casi è quello del neo. Se io avessi un neo sulla guancia destra, l'unico modo che avrei per spostarlo sulla guancia sinistra sarebbe riflettermi in uno specchio. Infatti, una rotazione nello spazio, in questo modo, porterebbe il neo a sinistra. Però a quel punto voi vedreste la mia nuca e non più il volto. Altri esempi di parole enantiosemiche sono affittare, che indica sia occupare una casa sia metterla a disposizione, e poi tirare. Infatti c'è una bella differenza fra tirare una corda e tirare un sasso. Visto che la comunicazione era già una cosa semplice, gli esseri umani hanno fatto le parole che vogliono dire due cose opposte. Bravi. Bravi, bravi esseri umani.